Oh, nonostante i miei 50 anni, me la cavo ancora. Mi trovo nel vigneto, mio posto ideale, dove mi sento più libera, più me stessa. Qui adesso stiamo facendo dei lavori di defogliazione, perché il grappolo è già pronto, come si vede, quindi è già formato, è già chiuso, quindi i profumi che c'erano in fioritura adesso non si sentono più, adesso c'è già diciamo il grappolo formato, questi acini che poi diventeranno rosa perché e poi successivamente neri. Questo qua è un pino nero e andremo a pigiare i primi giorni di agosto. È un'uva abbastanza anticipata a livello di maturazione. Qui ci troviamo a Casa Piccioni e questa è l'azienda che sto conducendo insieme ai miei collaboratori. Allora, e sono molto contenta di fare questo lavoro, ho molta passione, mi piace molto venire la mattina, venire nel mio vigneto, vedere che tutto va bene, che tutto è a posto. Poi in cantina il pomeriggio perché c'è molto più caldo e quindi magari facciamo il pomeriggio in cantina. E allora assaggiamo i vini, facciamo le varie lavorazioni per prepararli all'imbottigliamento. Successivamente poi all'imbottigliamento c'è una parte di stasi nella quale i vini rimangono in bottiglia fermi in cantina, temperatura sempre controllata, di modo che il vino gradatamente matura. Io sono dell'idea che i vini vanno bevuti anche un po' maturi, cioè l'emozione di assaggiare un vino e di assaggiare un vino che sia invecchiato, cioè ha tutta un'emozione diversa che assaggiare un vino troppo giovane. L'azienda è un'azienda piccola, facciamo una produzione abbastanza limitata di bottiglie, quindi però penso di essere, per quel che riguarda i Colli Piacentini, penso di essere un'azienda abbastanza di riferimento, perché ho fatto delle scelte anche particolari. Ho fatto le scelte del biologico, ho fatto le scelte di un'etica anche a livello professionale in cantina, di fare vini proprio che rispecchiano il più possibile quello che è la nostra terra. Quindi ho rispettato al massimo andando alla ricerca di quelli che erano i vini quasi che si facevano una volta per i frizzanti e per i fermi. Sto facendo delle scelte proprio di non fare dei vini che siano troppo internazionalizzati, ma dei vini che siano proprio autentici. Quindi il Gutturno, Barbera e Bonarda, la Bonarda in purezza, la Picciona. E possono piacere, possono non piacere. Non voglio accontentare tutti i palati, sicuramente devono essere vini che piacciono prima di tutto a noi che dobbiamo venderli e dobbiamo presentarli al cliente. E poi una volta che piacciono a noi, che siamo sicuri dell'autenticità dei nostri prodotti, sicuramente penso che li sappiamo trasmettere questa voglia qua anche di apprezzarli anche agli altri. Prima eravamo nel vigneto, adesso ci troviamo in azienda. Sono qua con il mio cantiniere Anderson De Nascimento, col quale collaboriamo oramai da anni e quindi abbiamo un po' una filosofia in comune anche di lavoro, discutiamo molto, però poi alla fine gli obiettivi sono sempre gli stessi. Io sono 15 anni che collaboro con Lodovica, abbiamo preso questa strada con la lotta integrata, adesso siamo passati al biologico e
cerchiamo di conservare il massimo possibile del prodotto uva. La tecnologia in cantina è sempre meno usata. Usiamo fermentazioni quindi naturali, in bottiglia, cerchiamo di sfruttare al massimo quella che è la materia prima, che è l'uva. Quello che è stato conservato nel vigneto cerchiamo al massimo di mantenerlo poi anche nel vino. Oggi ci presento 3 rifermentazioni naturali in bottiglia, essendo uno è un autotono delle colline piacentine che è l'ortrugo, poi c'è una malvasia di candia aromatica, e ci parliamo anche di un gutturno che è un blend di uva Barbera e Bonarda, che è un classico delle colline piacentine. Per quello che riguarda la malvasia, noi parliamo di un vino che fa rifermentazione naturale in bottiglia e non viene tolto il lievito, viene lasciato dentro, che questa va bevuta torbida, perché questo rende il vino un po' più morbido e più fresco. Per quello che riguarda l'ortrugo, noi facciamo un metodo, quasi un metodo classico, perché fa da 6 a 18 mesi sul lievito. La prima sboccatura avviene tra 6 mesi, la seconda fra 12 mesi e l'ultima fa 18 mesi. E questo è un vino che fa la rifermentazione e viene sboccato. Viene dosato sempre lo stesso vino, non viene aggiunto, fatto nessuna liquor di spedizione. Per quello che riguarda il gutturno, la prima sboccatura viene fatta dopo i 24 mesi della fermentazione. È un gutturno frizzante, però molto particolare, un vino che va bevuto fresco. Un altro vino che produciamo, sempre un vino frizzante, è il Fiocco di Rose, ed è un vino che noi vendiamo soprattutto durante il periodo estivo. È un vino da aperitivo, è un vino da pesce. È un vino che rispecchia molto quelli che sono i vini naturali, anche questo, perché fa macerazione sulle bucce 12 ore e quindi acquista questa particolare caratteristica aromata che viene data proprio dalle uve, dalla macerazione delle uve. Poi viene praticamente usato solo lo sgrondo, che è la parte, diciamo, fiore dell'uva. Ed è, viene chiamato appunto per il colore e per la vivacità anche del vino, viene chiamato Fiocco di Rose. Ci abbiamo anche 3 vini fermi, di cui una malvasia di candia aromatica, vendemmia tardiva, che fa una percentuale di 30% di macerazione sulle bucce per 3 o 4 giorni, che è un vino molto particolare, fa legno grande di acacia, legno molto leggero, che non ha una impronta proprio forte, legnosa, vaniglia, quelle note che si dava nei vecchi vini. Questo è un vino che con gli anni abbiamo potuto apprezzare i suoi particolari, perché visto che nelle colline piacentine si faceva molto poco di bianco fermo, si faceva naturalmente frizzante. Già per quello che riguarda i rossi, ci abbiamo i Vigna Martin e la Bonarda La Picciona. Vigna Martin è un vino che la base è 70% è di gutturno superiore, che non facciamo legno, teniamo in cemento, e 30% è Merlot, che lo facciamo legno da 5 ettolitro, di solito legno già un po' di secondo e terzo passaggio. È un vino da aperitivo, anche con una gradazione alcolica un po' importante, perché ha 14 gradi. È un vino che riesce a accompagnare tutto. Per chi non piace un rosso molto impegnativo, è un vino che si adatta a quella prestazione lì, perché riesce a accompagnare un arrosto, un bollito. Facciamo anche la Bonarda, La Picciona, che è una Bonarda che abbiamo delle vite abbastanza vecchie, che sono vite da circa 70 anni. E fa una Bonarda molto particolare, perché facciamo 24 mesi sul legno grande, legno con una tostatura media, e è un vino che ci mette 24 mesi sul legno e fa anche 24 mesi di bottiglia. Adesso abbiamo in commercio la 2009, perché è un vino che ci dà ancora molta giovinezza. È un vino un po' impegnativo, perché è una Bonarda abbastanza corposa, molto forte. Si sente le tostature del legno, non invasiva, ma è abbastanza dosata bene.
Abbiamo anche questi due vini che sono un pochettino i nostri gioielli, i nostri piccoli gioiellini, perché sono la Malvasia, che è una Malvasia di candia aromatica, abbiamo detto che facciamo nella versione appassita, ed è il Piriolo. Il Piriolo sono tutte uve appassite al sole in piccole cassettine, è bellissimo vedere in vendemmia perché è un appassimento che dura circa 15-20 giorni ed è bellissimo vedere in vendemmia stese queste cassettine qua al sole. Vengono coperte la sera perché con un telo, perché per evitare l'umidità della notte, e poi vengono pigiati con questi torchi qua, che sono dei torchi verticali in legno che si usavano una volta, e viene pressata l'uva. Si ottiene questo liquido qua, che è un liquido proprio ambrato, e viene messo in queste botticelle di legno, che sono botticelle di legno di barrique, e viene praticamente lasciato circa 2 anni in questo legno, e poi successivamente viene preparato per l'imbottigliamento.